La corruzione in Regione Lombardia e nella sanità toglie i soldi ai malati e alle persone che ne hanno bisogno. I politici lombardi giocano coi soldi dei cittadini come se fossero soldi del Monopoli. Così facendo derubano il sistema sanitario delle sue risorse. Noi siamo entrati nelle istituzioni dopo gli scandali che hanno visto protagonista Formigoni, in un giro d'affari di soldi sottratti alla sanità per più di 70 milioni. Durante questa legislatura è stato arrestato il vicepresidente della regione, nonché ex assessore alla sanità, Mario Mantovani, accusato di turbativa d'asta e corruzione, anche lui sugli appalti della sanità. Poi è stato arrestato il presidente della commissione sanità, Fabio Rizzi, quello che è stato trovato coi soldi nel freezer, non so se vi ricordate. Quest'ultimo scandalo ha potuto essere messo in piedi grazie ai cosiddetti appalti cappottino, ovvero degli appalti disegnati per far vincere gli amici degli amici. Un sistema marcio dall'inizio alla fine che noi da dentro le istituzioni stiamo cercando di scoperchiare e distruggere. In cambio di questi favori, di questi appalti disegnati su misura, venivano distorti ingenti risorse pubbliche che andavano nelle tasche di dirigenti conniventi o della politica. Questa gente specula sulle spalle dei lombardi e per noi è una situazione intollerabile. La domanda che ci poniamo è: ma chi doveva controllare all'interno del sistema? Che cosa faceva? Che cosa ha controllato? Noi l'abbiamo pagato per far che cosa? Dal nostro punto di vista è fondamentale avere la competenza, le capacità, serve mettere persone oneste all'interno del sistema, persone che sappiano dove mettere le mani e che soprattutto abbiano la forza di non girarsi dall'altra parte quando vedono o sentono parlare di un reato di corruzione. E infatti, grazie a un revisore che ha saputo fare il suo lavoro, la dottoressa Ceribelli, si è riusciti a far emergere questo scandalo, quindi un onesto nel sistema che permette di distruggerlo, combatterlo da dentro. Questi scandali derivano dal passato e tutti hanno fatto finta di nulla. Noi ovviamente non ci stiamo e proprio per questi motivi oggi più che mai c'è bisogno del nostro lavoro, perché qui sono stati tolti o sottratti o rubati soldi ai cittadini. Per delle prestazioni che sono state erogate o male o addirittura non sono state erogate. Per questo motivo è partito un audit su nostra istanza per verificare chi sono i cittadini che hanno subito dei danni e per eventualmente ridargli indietro i soldi. Dalle nostre ultime verifiche risulta che ci sono tantissime prestazioni doppie, prestazioni fatturate in maniera irregolare, prestazioni anomale. Risultano cittadini che hanno fatto in due posti diversi la stessa prestazione. Se ti dovevano fare un'estrazione di un dente, perché te ne facevano pagare tre e nella cartella clinica ne risultava uno? Perché la stessa prestazione del dente da togliere, lo stesso dente risulta in diverse strutture ambulatoriali a distanze chilometriche l'una dall'altra all'interno della regione? Queste doppie fatturazioni è chiaro che ci fanno scattare un campanello d'allarme. Qui c'è qualcosa che non torna. Se i cittadini hanno pagato in più, è un conto. Ma se ci sono fatture pagate due volte, la domanda che ci sorge spontanea è: chi ha pagato? E la domanda: perché? Ci deve essere un filo logico. È chiaro che da commercialista ti viene da pensare che ci potrebbe essere anche un rischio di riciclaggio. Io sono un commercialista, questa ipotesi mi ha sfiorato e sinceramente per questo motivo abbiamo deciso di andare avanti e indagare perché vogliamo capire chi ha distorto risorse pubbliche, da dove arrivano quelle risorse e qual è il motivo che sottende a questa situazione. Noi qualche idea ce l'abbiamo. Volevamo intanto aggiornarvi, seguiteci perché ne vedremo delle belle.